Ciao ragazzi, un saluto a tutto il gruppo. Eccoci siamo con un nuovo video, sempre sulla serie dei video riguardo il tagliando completo della macchina. Allora, oggi vi porto dentro l'abitacolo e andiamo a sostituire il filtro abitacolo. Eccolo qua. Sto testando da un periodo questo marchio qui, la Ridex. Ho cambiato diversi pezzi alla macchina, anche le testine dello sterzo di questo marchio e diciamo mi trovo bene, sempre su AutoDoc, prendo tutto lì. Allora, per cambiare il filtro abitacolo dobbiamo smontare il cassetto qui. Però prima di cambiare il filtro andiamo a fare una pulizia con la pistola. Ho preparato la pistola ad aria per pulire tutta la parte della ventola che spinge l'aria a tutte le bocchette. Allora, vediamo se riusciamo a smontare, farvi vedere il tutto. Allora, questo è il filtro. Adesso lo apriamo. E il filtro è questo qui. Allora, lo poggiamo un attimo qui sopra e andiamo a smontare il cassetto. Allora, parliamo della Yaris Verso, prima serie. Allora, il cassetto si monta in questo modo, si tira. E poi lo poggiamo da una parte. All'interno, vi prendo un attimo, all'interno qui dentro c'è parte il circuito della reazione interna. Quindi qui dentro c'è la ventola che spinge l'aria sopra alle bocchette. Adesso il cassettino dell'aria del filtro è questo qua, cioè va tolto da qui. Ci sono due gancetti, vedi? Toyota, e il filtro è sporco, ovviamente, vedete? Ok, allora adesso vi ripoggio qui. Che si fa? Si va a togliere il filtro dalla sua cassettina. Questo lo buttiamo, poi lo mettiamo nel cestino. E adesso, prima di mettere il filtro nuovo, che va qui, andiamo a pulire con l'aria compressa. Ho già attivato il compressore, che è pronto, e adesso vi faccio vedere come faccio io. Allora, andiamo intanto a pulire il cestino. E andiamo a pulire all'interno. All'interno della ventola, qui del cassettino. Poi, visto che ci siamo, puliamo un po' tutto. Ecco, è partito il compressore. Puliamo sotto le bocchette, quindi dove spinge l'aria sotto. Le bocchette di pulita generale, così quando andiamo a montare il filtro lavoriamo su. Ecco qua. Cassettino stesso, aspettate, facciamo così, guardate, un trucchetto per lavorare con una mano sola. Eccola qua. Vediamo le spugnette pure. Ecco qua, adesso
Adesso la cassettina è pulita, diciamo questo qua. Ok, mi vedete? Sì, importante che vedete qui. Allora, adesso andiamo ad aprire la plastica. E montiamo il filtro nuovo, il filtro abitacolo nuovo. Ok, operazione semplice, che ci ho messo 2 minuti, però sono soldi che vi risparmiate dall'amico meccanico e via, via dicendo. Rimontiamo il cassetto, che ha i suoi, ecco, prima dovete montare la parte sopra dove c'è il fermo, poi agganciate sotto, 1 e 2, cassetto chiuso e abbiamo finito il lavoro. Quindi questo filtro abitacolo per il polline è 99,9% di filtrazione. E io mi trovo bene, avete visto, il ricambio è perfetto per la macchina. Stessa cosa potete fare voi con la vostra macchina. E l'ho pagato 3-4 euro questo ricambio qua. E niente, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e vi lascio con questo nuovo video. È veloce, facile, che potete fare tutti. Ok, un abbraccio a tutti e al prossimo video. Ciao ciao.